This meeting is being recorded. Bene, buon pomeriggio a tutti i nostri ospiti, quelli presenti in sala e quelli che si sono collegati da remoto. Siamo al quarto e ultimo incontro del secondo ciclo sulla poesia europea, diciamo quella meno conosciuta e meno tradotta, e noi vogliamo esplorare appunto questi territori anche per capire un pochino meglio la situazione politica degli stati che andiamo così a raccontare anche attraverso appunto la poesia, che è il nostro ambito, la nostra competenza. E vorrei però approfittare appunto di questo ultimo incontro per ribadire qualcosa che abbiamo detto più volte, ma siccome ho notato che in questo ultimo periodo alcune persone, diciamo, estranee al mondo della poesia hanno iniziato ad avvicinarsi, ad incuriosirsi, e una delle domande che pongono è di che cosa si occupa la poesia? La poesia si può occupare di tutto. Nulla è estraneo alla poesia, nulla ne è precluso, nel senso che si può parlare di temi alti che hanno a che fare con la spiritualità, ma anche la politica, però si può anche parlare della frittata che brucia sul fuoco o del latte che fuoriesce dal bollitore. La cosa che è importante è che ci si deve mettere a nudo, ecco, come dire, in questi esperimenti, ecco, con la parola. La poesia sappiamo che può anche essere terapeutica, però la cosa importante è che il raccontarsi, il raccontare sia un atto d'amore verso il lettore. Quindi temi alti, ma temi bassi, possiamo occuparci di tutto. È lo sguardo che deve essere speciale. E poi naturalmente la parola, bisogna lavorarci, però non è che la poesia si deve occupare solo di temi alti o di temi ameni, questo mi premeva chiarire. Comunque, per introdurre questo incontro, mi piace ricordare che Monica Guerra è stata già nostra ospite nel dicembre del 2021, eravamo in piena epidemia, insomma. Da Covid, e noi proprio in quel periodo avevamo combattuto anche con la poesia, intensificando gli incontri. Ci aveva presentato, se ricordate, in modo egregio, tre delle poete, diciamo, più rappresentative, ecco, in Italia in questi anni, cioè Maria Grazia Calandrone, Franca Mancinelli e Giovanna Rosatini Salò. Diciamo persone diverse nel loro percorso, ma unite in sintonia per la volontà di ricucire ciò che è slabbrato, di cercare uno spiraglio di luce nell'oscurità. E questo l'aveva fatto molto bene Monica Guerra, con una intuizione, cioè scegliendo una parola chiave che definisse di ciascuna, diciamo, la poesia di ciascuna, madre, ninfa e cura. Mi fermo qui ovviamente perché non è questo il tema di oggi. Monica Guerra è presidente di Independent Poetry, e anzi ci scusiamo per il piccolo refuso, Independent Poetry che c'era nella locandina. Mea culpa, l'abbiamo guardato tante volte, ma insomma succede. È un'associazione che ha sede a Faenza, molto attiva sul territorio, ma anche in tutta Italia e in Europa. È poeta, traduttrice, critica letteraria, organizzatrice di splendidi eventi teatrali, di festival, eccetera. Diverse le pubblicazioni a suo attivo, sia di poesia che di saggistica che di traduzione. E oggi è qui con noi proprio per la traduzione. La traduzione, lei è appassionata appunto di poesia rumena, collabora anche con l'università, e sta traducendo parecchie cose. Anche i testi che ci presenterà oggi sono da lei tradotti. Come ho detto prima, ci stiamo occupando di poesia europea, diciamo meno conosciuta, ma è meno conosciuta anche perché è poco tradotta, e quindi ben vengano queste traduzioni. Mi permetto di annunciare
la prossima pubblicazione di Monica Guerra, perché è significativa, non è un libro qualunque, è una plaquette bilingue intitolata A ogni latitudine, e già il titolo dice molto. È una silloge di grande potenza emotiva e linguistica, imbastita a ferita ancora aperta, cioè credo a fine maggio, a giugno, forse qualche nota l'hai presa subito, diciamo in occasione della terribile alluvione, due alluvioni, no, di maggio, che ha colpito la Romagna, Faenza, Lecco di Faenza, tutta la zona, la penina tosco-romagnola. Diciamo, è stata una tragedia tremenda. E lei ha sentito appunto questo dovere, questa urgenza di testimoniare attraverso una parola che sapesse scavare, una parola densa quindi, su questo argomento. È una testimonianza, se vogliamo, importante anche sotto il profilo storico, o se vogliamo chiamarla di poesia civile, anche se a me non piace usare questo termine, perché ritengo che la poesia sia di per sé civile. Ecco, e due parole ancora sull'associazione, perché è un'associazione che lavora molto con pochi mezzi e fa un lavoro, direi, notevole. Ci sono rubriche, una di segnalazione dei testi che arrivano, sono molti testi che vengono inviati appunto all'associazione, quindi che passano sotto gli occhi di Monica Guerra e fa una giusta severa selezione. Poi c'è la rubrica in dialetto con le poesie dialettali e relativa traduzione curato da Francesco Sassetto, un'altra di traduzione diciamo di autori stranieri curata da Sandro Pecchiaro. Poi ci sono note di lettura, interviste appunto dedicata ad autori di poesia, poi ci sono le parole del T e la prosa dei poeti curata da Giancarlo Sissa. Ecco, è tempo di passare la parola a Monica Guerra, che ringraziamo di aver accolto il nostro invito. Prego. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto, grazie a Nadia Scappini per le parole, per la presentazione, anche grazie a nome dell'Independent Poetry. Ringrazio subito anche l'Associazione Rosmini per questo secondo invito, a chi ci segue stasera e anche a chi ci seguirà. Io condivido subito il mio schermo. Ecco qua. Monica, forse puoi alzare un pochino adesso l'audio perché si è abbassato. Perfetto. Proviamo. Bene, Grazie. dite se vedete bene e se mi sentite bene. Bene, allora partiamo per questa tappa che questa sera ci porta appunto nel quarto viaggio di questa preziosa rassegna in Romania. È una terra che negli ultimi secoli ha cambiato spesso i suoi confini perché ha subito parecchie invasioni, che poi sono, come ben conoscete, sfociate, nel quarantennio del regime dittatoriale che è terminato solo nel 1989 con le varie, cadute delle dittature, del periodo comunista e che in particolare in Romania termina con la rivoluzione di dicembre. Due parole, sul territorio perché va detto che a causa di questi diversi domini, ma anche a causa delle diverse etnie che abitano il territorio romeno e in realtà in alcune aree anche in conseguenza alle diverse radici linguistiche che ci sono, i poeti romeni si sono spesso politicamente esposti, un po' come ha accennato prima Nadia, un discorso di poesia civile e anche di riferimento a quello che accade appunto politicamente nei territori. Abbiamo autori che hanno ricoperto degli incarichi politici effettivi, veri e propri, ma anche autori che semplicemente hanno portato avanti un'attività di polemica sulle pubblicazioni delle riviste che in Romania sono molte ancora oggi, cartacee. E anche ovviamente a chi ha potuto, ha cercato, ha dovuto in un certo qual modo anche portare avanti una critica alla dittatura. E che superasse la censura stessa e quindi anche con l'utilizzo magari di una poesia allusiva, parabolica per certi versi, ovviamente, per poter
arrivare alla pubblicazione. Allora, dicendo questo, possiamo già stabilire che c'è tra poesia e politica, nell'accezione più alta del termine politico, una sorta di coincidenza. Hanno chiaramente gli autori dei percorsi politici diversi, ma al di là degli schieramenti, si sono spesso spesi in nome delle loro idee, talvolta di unione, talvolta di indipendenza, però hanno sempre avuto un afflato comune a difesa del popolo e dei suoi diritti. Sono posizioni che purtroppo la maggior parte dei poeti che presenteremo oggi hanno in qualche modo pagato con il carcere, e se non con il carcere, comunque con dei temporanei o anche permanenti oblii poetici. Però dobbiamo anche dire, prima di partire per questo viaggio, che la poesia romena è anche una poesia innamorata del proprio territorio. Sono tanti, anche se ovviamente noi oggi non li potremmo vedere nello specifico tutti, se vogliamo definirli, cantori dei luoghi. È una poesia ricca di una tensione spirituale e anche piena di quesiti metafisici. Partiamo quindi ora da questa prima parte, dove vedete questi nomi nella slide, e ci tengo a precisare che i nomi scelti stabiliscono solo delle direttrici, perché ovviamente, come ogni scelta, ci sono dei limiti prospettici. E come diceva giustamente Nadia nell'introduzione, io sono poeta, sono traduttrice, non sono un'accademica, e quindi ci sono anche dei limiti, diciamo, di competenza. C'è molta passione, molto amore per questo territorio e per questa poesia, ma non provengo da un ambito accademico. Prima di partire con i cosiddetti interbellici, che sono i nomi che seguono Mihai Eminescu, partiamo proprio con il primo, perché Mihai Eminescu di fatto è considerato il poeta nazionale della Romania. Vedete, in realtà muore ancora prima del 1900, quindi stiamo parlando di un autore romantico, di un tardo romanticismo. Mihai Eminescu è stato il primo che ha fatto della lingua romena una sorta di oggetto d'arte, in un'epoca in cui la poesia romena stava muovendo i primi passi. Investo 2 secondi per parlarvi anche della sua biografia, perché ci serve un po' come chiave per entrare nel territorio rumeno. Diventa piuttosto emblematica perché è uno studente ribelle, ma è anche uno studente che fugge a piedi dalla scuola di Cernowitz, dove lo iscrivono i genitori, perché venendo dal territorio, dalla lingua rumena, non sopporta il regime austriaco sotto cui in quel periodo finisce a trovarsi, e non sopporta probabilmente nemmeno l'idioma tedesco a cui è costretto in realtà. È un autore che un po' come tutti, come tanti dei poeti rumeni, si dedica molto anche all'attività giornalistica, lotta per i diritti dell'esistenza del popolo rumeno, della causa rumena in Transilvania e in Bukovina. Vedete quindi come già proprio dall'alba la poesia e la politica si legano. Mihai Eminescu ha un'opera varia, dall'idillio alla satira, l'epistola, l'elegia, la glossa, il poema e la doina, che è un canto tradizionale, anche politico. È un'opera largamente tradotta. Se qualcuno è curioso, io ho inserito un link qui in fondo a questa slide, dove sono disponibili delle traduzioni di Ramiro Ortis, sono tutte gratuitamente reperibili online, forse sono un po' datate, però come un primo approccio possono essere interessanti. E io ora vi mostro, se si vedono, forse due copertine, ma non so se si vedono, di libri che invece io ho utilizzato, ho anche cercato di tradurre un poema molto importante intitolato Lucefarul, ed è l'unica opera che cito. Per dire una sola cosa sintetica di un'opera che è così rilevante, che di fatto è uno dei più importanti poemi romantici, anche al di là dei confini romeni, troviamo questa figura immortale che paradossalmente diventa morta, diventa cadaverica, mentre invece c'è una sorta di figura femminile protagonista del poema, che è una fanciulla mortale, eppure viene elevata a emblema della vita stessa. E consiglio certamente la lettura, perché è, come dire, un'opera fondamentale per la poesia romena. Ora ci addentriamo invece negli altri autori, partendo da George Bacovia. Leggeremo a brevissimo
un testo che è tratto dal suo libro di esordio, datato 1916. Piombo si intitola, quindi già sentite dal titolo che ci troviamo in un territorio simbolista, un titolo funebre, e come tutti i testi simbolisti hanno una tensione estetizzante, sono molto musicali e hanno appunto tutte le caratteristiche tipiche del simbolismo francese. Georges Bacovia è difatti assimilabile, almeno inizialmente, a poeti come Baudelaire, Verlaine, Edgar Allan Poe. Conosce il maestro della corrente simbolista francese in terra romena, che è Alexandru Macedonski, che poi ritornerà anche successivamente per altri autori. Lo conosce e lo frequenta ai tempi in cui lui è iscritto a giurisprudenza all'Università di Bucarest. Questo testo, che poi leggeremo, ha tutte le caratteristiche, del simbolismo. Però successivamente è un autore che si distacca da questa enfasi, da queste caratteristiche tipiche, anche molto enfatiche, per avvicinarsi invece a un realismo, una sintassi franta, un frammento minimalista. Diventa un po' il poeta dell'inconscio, ha una tristezza ossessiva, oppositore della borghesia urbana, soffre della nevrosi della città. Lo possiamo considerare a tutti gli effetti una voce fondamentale, ma anche una voce fuori dal coro, una sorta di terrore del mondo che sonda le fragilità dell'umano. Vi leggo brevemente questi versi, Plumb. Mi scuso se non farò le letture in rumeno, ma appunto come traduttrice io mi sono concentrata in quello che riesco a fare meglio, che è la traduzione in lingua italiana. Dormivano profondamente le bare di piombo e i fiori di piombo e le vesti funebri. Da solo sedevo nella tomba e c'era vento e scricchiolavano le corone di piombo. Riverso era il mio amore di piombo, su fiori di piombo, e cominciai a chiamarlo. Ero solo accanto al corpo ed era freddo e penzolavano le sue ali di piombo. Vediamo qui sicuramente il simbolismo che parla, ma dobbiamo anche ricordarci che siamo nel 1916, che è l'anno in cui la Romania entra nella prima guerra mondiale, e quindi questa, diciamo, ambientazione catastrofica e plumbea, appunto, non è così, come dire, decontestualizzata. Lucian Blaga è il prossimo autore di cui vi vorrei parlare. Vedete Orfismo ed Espressionismo scritto sulla slide. Personalmente posso dirvi che è uno dei poeti che io più amo. È anche filosofo, proviene dalla terra della Transilvania, che è di fatto quella che io frequento personalmente più di tutti, e dove c'è appunto anche l'Università di Târgu Mureș, che ricordava inizialmente nella presentazione Nadia Scappini. Lucian Blaga è un fine conoscitore della cultura sassone, perché la cultura che in questi territori, nelle città dove nasce, che frequenta, è stata una costante per parecchio tempo. È un autore che conduce una carriera diplomatica, che vivrà in tante città di Europa diverse. E vedremo nel testo che vi leggerò tra pochissimo, che crede nella via del mistero per accedere alla conoscenza, una sorta di alternativa da affiancare alla via della razionalità, e quindi diciamo la duplice via dell'Apollineo e del Dionisiaco, che qui si sbilancia completamente nel mistero. Mistero e schegge di mito sono gli assi su cui si sviluppa la sua poesia. E cito brevemente due parole proprio di suo pugno in relazione al mito, perché io credo che il mito sia molto importante in poesia. E lui dice che nella mia poesia sono frequenti i motivi mitici, persino teologici, ma di questi elementi faccio uso nel modo più libero, come mezzi di espressione poetica. I motivi non vengono trattati dogmaticamente, li uso sempre in senso creativo, libero, li modifico e li amplifico a seconda delle necessità. Invento motivi mitici a ogni passo. Perché senza un pensiero mitico non nasce malauguratamente o fortunatamente nessuna poesia. Questo è il testo di mia traduzione, e non pesto la corolla dei miracoli del mondo. Non pesto la corolla dei miracoli del mondo e non uccido con la mente i misteri che incontro mi arrivano.
nei fiori, negli occhi, sulle labbra o sulle tombe. La luce altrui soffoca l'incantesimo dell'inconoscibile nascosto nelle oscurità profonde. Ma io con la mia luce accresco il mistero universale. E come la luna con i suoi raggi bianchi non si ritira, ma con tremore allarga il mistero della notte, io arricchisco la notte scura con ampi fremiti di sacro mistero e tutto l'incompreso si trasforma in più grandi incomprensioni sotto i miei occhi, perché io amo e fiori e occhi e labbra e tombe. Credo che questi versi e tutto l'incompreso si trasforma in più grandi incomprensioni, sia emblematico della sua poesia, oltre che bellissimo, personalmente lo trovo bellissimo. Diciamo che Blaga entra nell'Accademia Romena nel 1937, come molti di questi autori, qualcuno entra post mortem e qualcuno invece entra ancora in vita. Lui ha l'onore di entrare nell'Accademia Romena in vita, ma viene espulso nel 1948. Messo in disparte dal regime comunista. Addirittura gli viene posto il divieto a pubblicare e quindi in quegli anni tradurrà in lingua romena il Faust di Goethe. La sua opera poi nel 66 torna in auge e diventa un autore fondamentale, però con una pubblicazione postuma. Jon Barbu, che vedete indicato appartenente all'ermetismo balcanismo, è un poeta matematico, parte da forme più classicheggianti per giungere all'ermetismo, tratta temi legati alla materia, al tempo, alla natura, una natura che è vista in termini geologici dal suo bagaglio scientifico anche, ma anche paesaggistico. Ha dei riferimenti mitologici di varia natura, di varia origine, sia religiosi, sia pagani. Sono frequenti i toponimi, i nomi delle divinità, i sostantivi propri, però in realtà è anche un autore che produce diversi neologismi. Anche se prevalgono i riferimenti classici e antichi, si muove poi in un secondo tempo anche in un ambito medievale. Dal suo bagaglio scientifico, che è molto caratteristico e importante per la sua produzione, spuntano dei riferimenti astronomici, ma anche il folklore balcanico, che comunque è tipico del territorio, ha una sua tradizione e quindi è molto importante. Vediamo pochissimi versi, troverete anche durante la presentazione altri versi così riconducibili, diciamo, a una sorta di metapoesia. E c'è un motivo, un filo conduttore per questo. Sono tratti non da una mia traduzione, ma da una traduzione di Aldo Cuneo, e che ci danno un'idea di quello che fa il poeta, dato che anche inizialmente abbiamo parlato di che cos'è la poesia e di che cosa fa il poeta. Nadir latente. Il poeta eleva la somma di arpe disseminate che in volo, in verso, perdi, ed esaurisce il canto di nascosto, come solo il mare, quando fa vagare le meduse sotto le verdi campane. Ion Vinea, altro poeta interbellico in cui ci muoviamo, lo vedete ricondotto all'avanguardia, è un narratore, un giornalista che in realtà mantiene sempre una grande tensione lirica anche nei suoi articoli. È un grande polemista. Attraversa le due guerre mondiali e vedete fino al 64, quindi anche un ventennio del periodo comunista. E, è un grande stimolatore della vita artistica di Bucarest. Ha una tendenza europeista, quindi diciamo perfetto per questa nostra rassegna, e vedete questa definizione dell'avanguardia perché di fatto è molto aperto ai movimenti artistici. Esposto al futurismo di Marinetti, al cubismo, al dadaismo che è fondato sempre da autori romeni, da Zara e da Iancu a Zurigo, con entrambi poi fonda una rivista molto importante del mondo rumeno, che è Contemporaneul, è certamente un cosmopolita, scusatemi, un cosmopolita. E anche lui, come gli altri, subisce una emarginazione per un lungo periodo perché ha avuto posizioni politiche radicalmente di sinistra.
La sua opera poetica esce tutta quanta postuma, si intitola L'ora delle fontane e proprio viene pubblicata qualche mese dopo la sua morte. E questo è un testo che mi ha dato non poche difficoltà nella traduzione, ma che ho piacere di condividere con voi anche in una forma di bozza, perché le traduzioni non sono mai per sempre, perché la lingua della traduzione invecchia. La traduzione, la lingua originale semmai non invecchia, ma la lingua della traduzione certamente sì. E per questo è sempre soggetta a miglioramenti e a modifiche. Uno sbadiglio al crepuscolo, constatazioni. Si è calmata la foresta nervosa come un branco, il suo grembo, la valle rotonda e opaca nella nebbia delle colline, donna nuda tra cuscini soffici. Chioccia soprannaturale, la sera appende ali di nubi sulle uova e su un'altura, in fondo, Dio, giocando a backgammon, fece cadere i circeni, dadi di vetro tondo. Da una settimana nessun postino ha suonato il corno cavalcando. Invece, ecco un pope nero che cavalca con i piedi nella strada. Ecco la distanza mugghia. E si sdraia sulla mandria. Ecco il vento nei campanelli, tramandato di padre in figlio. Ecco, non so più. Forse è tardi, perché già brillano le piccole finestre, come minute icone. Perché le case del cielo sono chiuse, i santi hanno buttato le loro pipe spente sulle nuvole, giacendo con le loro mogli. Perché le greggi bibliche e annoiate salgono, salgono. Salgono, salgono il sentiero e schioccano, dai, tra le fruste. E un turpiloquio. Vedete qui questa parola Circeni, che è un po', come dire, si dice quando un traduttore decide di usare il termine originale, è sempre un po' una perdita, però in realtà ho fatto questa scelta perché mi sembrava che fosse coerente con altre cose nel testo che rimangono legate al territorio, alla lingua, anche il pope stesso. I Girceni sono una popolazione autoctona del Caucaso. E poi vedete che c'è quell'asterisco nei campanelli, perché campanelli, campanacci, questi in realtà sono le campane che vengono messe al collo delle mandrie, delle mucche, no? Pascolando, e quindi tramandati di padre in figlio, proprio come le mandrie vengono tramandate di padre in figlio. Non credo che in italiano campanelli, ma nemmeno campanacci, regga il senso della parola specifica che c'è in rumeno. È per questo che ho messo l'asterisco, perché così diventa anche una riflessione sulla traduzione in questo nostro lavoro, che è un lavoro un po', diciamo, in fieri. Bene, ora parliamo di Tudor Arghezi, che non ho tradotto io e vi spiego subito perché. Tudor Arghezi è un altro poeta importantissimo, autodidatta, di estrazione operaia, vicino a Macedonski per un periodo, lo abbiamo nominato prima, rispetto alla corrente simbolista francese. E lui è stato internato in un campo di concentramento durante l'occupazione nazista e dopo la fine della guerra si mantenne in disparte per alcuni anni e poi finalmente, dopo altre produzioni, vennero anche dei riconoscimenti ufficiali. Ci troviamo davanti a una poesia che ha una grande musicalità, una certa semplicità, di linguaggio, dedita a parlare dello stupore dinanzi anche alle piccole cose della vita. Però è una poesia che rivela una grande difficoltà traduttiva nel rendere il ritmo. Lo vediamo subito nella slide che vi proietto, dove c'è a confronto, sono a confronto due traduzioni dello stesso traduttore, Marco Cugno, che tra l'altro dobbiamo certamente ricordare perché a lui dobbiamo tantissimo della traduzione dell'opera rumena in lingua italiana. E vedete che nella prima traduzione c'è un'aderenza di significato che però è lesiva della forma. E allora nel 1996, diversi anni dopo, Marco Cugno riprende questo testo di cui noi stiamo proiettando in questo momento solo la prima strofa, e trova una forma rimata e ritmata che è molto più adeguata.
Mi piacerebbe farvi ascoltare la voce dell'autore che legge Testamento, però in realtà mi fermo con l'indicarvi che c'è un link a questo Romanian Voice dove si può ascoltare perché ho timore che l'audio non potrebbe arrivare attraverso il mio computer, quindi non voglio rischiare di creare delle difficoltà alla presentazione, ma penso che possa valer la pena per ritrovare proprio questa rima e questo ritmo. Non ti lascerò averi alla mia morte. Un nome accolto su un libro hai in sorte. Nella seria rivolta che è scesa fino a te dai miei avi protesa, su caverne burroni, da cui vecchi emersero carponi, e che segnano ancora il tuo destino. Il mio libro, figliolo, è un gradino. Un lavoro assolutamente ottimo. Ci muoviamo nella seconda parte, cerco di muovermi in modo un pochino più breve e in realtà qui tralasceremo anche parte dei cenni biografici. Abbiamo visto gli autori cosiddetti interbellici che hanno seguito Mihai Eminescu e che abbiamo definito come padre della poesia romena scritta. E dico scritta perché c'è una grande tradizione di poesia orale, pagana e cristiana, caratterizzata dal folklore e anche dai rituali che proviene da secoli precedenti. Mi piacerebbe citare anche, e non so se riesco a farvi vedere la copertina di un libro, che è Il canto del morto di Constantin Brailu. Non so se la copertina riuscite a vederla, comunque. Ci tengo particolarmente perché è un libro che è tradotto in francese e sarebbe bello che fosse presente anche nella nostra lingua italiana, nella versione completa. Qualche cosa fece diversi decenni fa qualche autore, ma non nell'opera completa, non in traduzione completa. E quindi ci muoviamo ora. Vedete già dalle date intuite nella seconda parte. Questi sono autori che hanno vissuto il periodo della dittatura, ma che non sono più in vita. Vedete, addirittura Angela Marinescu ci ha lasciato da pochissimo lo scorso anno. Sempre una considerazione sul fatto che è una minima selezione di autori e che non mi dilungherò sui cenni biografici per un motivo, perché questi autori sono tutti accomunati dallo stesso regime, vivono le stesse oppressioni, hanno la stessa necessità in realtà di eludere la censura con testi che siano allusivi e che quindi riescano ad arrivare alla pubblicazione e anche ovviamente devono sopravvivere alla fame del regime oppure in alternativa disertare il paese se riescono. E quindi piuttosto che parlare delle loro vicissitudini personali, ho scelto di portare alla vostra attenzione i loro testi. Parto da Nikita Stanescu dicendo solo due cose: che il valore del significante, la parola come segno primo e supremo, è quello che ci interessa di Stanescu. E poi voglio anche portare alla vostra attenzione, ora che leggerò il testo, a questo verso che dice: Il dire brucia. Perché già ci indica sicuramente una riflessione metaforica sull'importanza della parola, ma anche qui ci troviamo in un territorio reale, perché siamo sempre in censura, in periodo di censura, di ogni parola che sia ritenuta pericolosa. Sono degli estratti questi perché tendono ad avere una produzione di poemi compatti e lunghi e quindi ho isolato degli estratti da potervi leggere in alcuni casi. Trasformati in parole, mi disse il demone, in fretta finché ti puoi trasformare. Trasforma il tuo occhio in parola, il naso e la bocca, l'organo virile della procreazione, le piante dei piedi che corrono, i capelli che hanno preso a imbianchire, la troppo spesso curvata spina dorsale. Trasformati in parole, in fretta, finché c'è tempo. Dissi al demone, tu non sai che il dire brucia. Il verbo marcisce e la parola non si incarna, ma si disincarna. Questo è un testo del 78, un periodo in cui c'era un pochino più di libertà rispetto al ventennio precedente, anche se ovviamente ancora il regime della censura è molto forte. La traduzione di Marco Cugno, sempre.
Ora passiamo invece a Marin Sorescu e per lui dobbiamo dire che ci troviamo un po' in una posizione, se vogliamo, diametricalmente opposta a Nikita Stanescu, perché siamo in una poesia tutta tesa al significato, è una poesia che è racchiusa dentro al segno, quindi una poesia in cui domina il senso, e pur restando ovviamente in forma poetica. Tra l'altro credo che sia contenuta in questi versi anche una riflessione che è molto contemporanea, c'è un dualismo tra uomo e tecnologia, una riflessione sul progresso che credo che oggi, anche a distanza di parecchie decine di anni, perché questo testo è del 65, sia estremamente attuale. La strada. Assorto, le mani dietro la schiena. Cammino sulla ferrovia, la strada più dritta possibile. Alle mie spalle, a gran velocità, viene un treno che non sa nulla di me. Questo treno, Zenone il vecchio mi è testimone, non mi raggiungerà mai, perché io avrò sempre un vantaggio sulle cose che non pensano. Ma anche se brutalmente mi travolgerà, si troverà sempre un uomo che gli cammini davanti, pieno di pensieri, con le mani dietro la schiena, come me ora davanti al mostro nero che si avvicina a velocità spaventosa e che non mi raggiungerà mai. Questo Ion George, sempre nella traduzione di Marco Cugno, sull'arte poetica, è un frammento, nuovamente, che ho scelto per darvi l'idea della preziosità, dell'arte poetica che noi non possiamo testimoniare, perché è la preziosità che si vive quando la poesia stessa deve sopravvivere nel sottobosco e quando deve resistere a una politica che la vuole silenziare ed è anche una riflessione sulla sua pericolosità, che è difficile per noi oggi da valutare, perché chiaramente non ora viviamo un periodo di grande frammentazione, di grande isolamento e certamente siamo lontani da un'idea di poesia collettiva e in qualche modo sovversiva. Farei anche notare le immagini estremamente reali e forti che emergono. Non so quante altre poesie dedicate all'arte poetica si muovano in una forma così, così potente, di un realismo incredibile. Arte poetica. Il torrente fu preso dalla fabbrica e sventrato. Da esso uscì l'orso, uccidendo a sassate i cacciatori. Altri presero l'orso e lo sventrarono. Da esso uscì il lupo mordendo da ogni parte. Lo presero, gli aprirono accuratamente il ventre. Dalla sacca dello stomaco uscì la lepre e fuggì. I levrieri la inseguirono e la sgozzarono. Le aprirono il cuore e tra le dita volò via l'usignolo e si posò su un ramo. Lo presero con semi di melo e lo chiusero in gabbia. Lo svuotarono del sangue dalla bocca. Ora abbiamo invece un testo che ho tradotto io di Angela Marinescu, l'autrice che ci ha lasciato nel 2023, una poeta di grande rilevanza, e qui abbiamo una posizione diversa. Attrazione. Un critico scrisse una trentina di anni addietro che posseggo una forza interiore e che avrei avuto successo fino alla fine nel convincere. Non ho mai convinto nessuno e non ho alcuna forza interiore, se non mentre combatto per un nulla così com'è. Tutti i poeti credono negli amici, come in Dio, solo che io non credo e così combatto senza amici. Beh, forse qualche donna. Ma la storia delle donne non conta, è altra cosa. Un mondo freddo, oltre un mondo ancor più freddo. E io sono spaventata dagli uomini, come amici, anche se mi attraggono, come un bicchiere di vodka, infetto di sangue. Arriviamo, giungiamo alla terza parte di questa presentazione.
E ci troviamo in un criterio, lo vedete già dalle date, che è il mero criterio, ovviamente al di là di una selezione qualitativa che è stata fatta sugli autori, di cui poi vi dirò qualcosa e porterò anche dei ringraziamenti alla fine a chi mi ha aiutato in questa scelta. Qui il criterio è quello degli autori che sono ancora in vita. Sottolineo che manca l'appello Anna Blandiana, in pseudonimo, tra l'altro, come molti degli autori che abbiamo letto, perché è un'autrice ampiamente conosciuta e tradotta nella nostra lingua italiana. Ci sono tantissimi testi suoi all'attivo e quindi ho preferito dare spazio ad altre voci. Prima di leggere i testi di questi autori o i frammenti, vi vorrei fare notare la tenuta narrativa di questi testi. Pur restando in ambito poetico e anche preservando assolutamente il mistero della vita, ma della poesia, ce lo diceva Ungaretti, no? Senza mistero la poesia non esiste. E questo è un po' a riprova del fatto che la poesia può nutrirsi di riferimenti specifici per tendere all'universale. Non ha bisogno di essere frammentata e decontestualizzata per essere potente, al contrario di alcune correnti molto in voga invece in Italia. E vi chiederei anche di fare molta attenzione alla tensione spirituale di alcuni di questi testi. Testi comunque che originano in un territorio che per molto tempo è stato laico, in cui la possibilità di praticare la religione era vietata dalla legge. Parto da Nikita Danilov e chiedo scusa per questa divisione in tre parti perché il testo va di seguito e anche per la lunghezza, però è esplicativo proprio di questa modalità narrativa che è indispensabile al significato stesso del testo, è un preambolo strutturato, ma che è necessario per rendere la complessità. E in realtà qua troviamo una cosa molto importante che torna spesso, questa idea che passato, presente e futuro siano sempre una cosa sola, c'è una coincidenza tra l'uno e il tutto che va al di là della nostra comprensione. Cerco magari di fare una lettura più svelta. L'uomo con la pipa. Un uomo ha 27 anni dalle spalle al cimitero e fuma la pipa. Non è un fumatore, eppure fuma. A 27 anni Napoleone era un generale. Attraversò le Alpi e conquistò l'Italia. Lermontov moriva trafitto da un proiettile da qualche parte sulle montagne del Caucaso. Eisenin stava tentando di impiccarsi. L'uomo dà le spalle al cimitero e fuma la pipa. Davanti a lui c'è un campo vuoto e oltre il campo vuoto c'è la città, dietro di lui c'è una fila di croci e oltre la fila di croci c'è la città. A 27 anni siede e pensa, Napoleone era un generale, attraversò le Alpi e conquistò l'Italia. Lermontov moriva trafitto da un proiettile da qualche parte sulle montagne del Caucaso. Eisenin stava tentando di impiccarsi. E mentre pensa, dalla città sale un corteo trainato da quattro cavalli neri. Dietro il corteo Napoleone attraversa le Alpi e conquista l'Italia. Dietro di lui c'è la fanfara. Dietro la fanfara Lermontov muore trafitto da un proiettile da qualche parte sulle montagne del Caucaso. Dietro di lui c'è la fanfara. Il corteo raggiunge il cancello e si ferma. Dietro di lui Eisenin sta tentando disperatamente di impiccarsi. E dietro di lui c'è la fanfara. Ha quasi 27 anni. L'uomo è appoggiato alla grata di ferro e fuma la pipa. Alle sue spalle si scava una fossa, il becchino si riposa e accende la pipa. L'uomo ha un berretto in testa, una sciarpa al collo e pantaloni svasati a scacchi. Non è un fumatore, eppure fuma. E dietro di lui c'è la fanfara. Vedete come in questo testo in realtà noi non sappiamo chi sia l'uomo con la pipa, che non fuma, il becchino, Lermontov, Napoleone che conquista l'Italia, Eisenin, c'è una fusione che è molto interessante. E ora, sempre in mia traduzione, ci troviamo in un altro testo per certi versi riconducibile a questa tensione narrativa, questa necessità del tenere insieme l'architettura e anche di dimostrare un po' i fili che tengono insieme gli uni e gli altri. E
Il messaggio è chiaro, ma non è esplicito, è nutrito di mistero, ma è anche di luce. Quindi anche questo, secondo me, è un testo molto rappresentativo. Ero molto triste per i postumi della sbornia. Ero in quello stato in cui l'uomo è fragile come il vetro, in cui si può vedere tutto di lui, e come in un acquario si può scorgere quel pesce miserabile della sua anima. E l'aria è dura come la pietra. Così, se fai gesti bruschi, rischi di romperti una mano. Rischi di romperti una gamba e la testa si infrange in mille pezzi. Certo, ero molto triste, perché nessuno mi diceva dove ero diretto e cosa stessi cercando quella notte nella testa sopra il treno. Il controllore mi ha rimproverato che smettessi di infastidirlo con le mie idiozie, se avevo un biglietto che lo lasciassi in pace. Così mi sono ricordato le parole di mia madre. Quando non sai come comportarti, guarda gli altri con la coda dell'occhio e fai come loro. Così ho pulito il vetro con la manica del cappotto e anch'io ho guardato fuori dal finestrino. Il cielo era luminoso e insolente. E passavo davanti a una pianura innevata e luminosa, lontana da qualsiasi insediamento umano. E nel centro una donna camminava verso una collina lontana, camminava verso una collina deserta nella neve, incespicando e un po' contorcendosi, e soffrivo al non capirla, che cosa stesse cercando in una pianura innevata e luminosa, camminando nella neve un po' a tentoni su una collina, remota, desolata e lontana da qualsiasi insediamento umano. Il controllore mi diede un colpetto sulla spalla e mi disse di abbassare la voce. Ma io cominciai a cercare freddamente un pensiero mio che occupasse la sua mente, per avere una testa in comune, come due appartamenti con la cucina condivisa. E la mia mente era desolata, come una collina deserta e lontana, oltre una pianura luminosa. Niente di edificante nella mia mente, niente di utile a nessuno. Poi si fermò, guardò il treno e salutò, come un saluto cauto, rassegnato e pietoso. Cosa stavo cercando su quel treno incespicante che procedeva tra le curve, lontano da qualsiasi insediamento umano, attraverso una pianura innevata e luminosa, verso una collina deserta e lontana? Il controllore mi diede un colpetto sulla spalla e mi disse di abbassare la voce. Marta Petreu è un'autrice con una tensione più lirica, lo vedete anche dalla brevità di questo testo, ed è un'autrice che posso dirvi è disponibile in lingua italiana con diverse pubblicazioni. Riunione, per mia traduzione, il meteorologo di turno prevede una bella giornata di sole, primo lunedì di primavera al mattino presto. Al telegiornale il fatto più atroce del giorno. L'oroscopo parla di nemici e complotti. Nell'angolo della finestra un ragno grande come un papavero tesse matematicamente una ragnatela, come un cancello sbattuto per la vita. Il destino, la solitudine è il mio bene principale, la solitudine è il mio lavoro da adulto. In questa corazza fluida devo solo affrontare la vita reale. Aura Christie, una bravissima autrice di cui ho tradotto diversi testi e qui porto solo un frammento, non è il testo intero, si intitola Tempio e anche qui troviamo che c'è un ieri, oggi, domani condiviso. Sto nel mio corpo come mia madre, ma non è la mia oasi, nel mio tempio, nella terra, nella mia erba, nella suola, il mio porto o la mia memoria. Il mio corpo non mi somiglia, né somiglia ai miei genitori, né ai genitori dei miei genitori, ma nella sua spina dorsale eretica, nell'oscurità, nel suo abisso freddo, mantiene in una crescita pigra la memoria, il sangue, le acque, i sogni, i capricci, il sonno dei miei genitori e di tutti i miei antenati. Liviu Ioan Stoiciu, siamo quasi alla fine. Abbiamo qui una certa sete di Dio.
e anche la comprensione della minima statura dell'essere umano, se vogliamo, davanti alla grande complessità della vita e anche della bellezza del creato. Avete visto anche questa domanda ricorrente nei testi, anche qui ci troviamo nuovamente in un testo che pone dei quesiti, sono testi metafisici e anche dialoghi interiori che sfiorano e che contemplano il sacro. Non sono così diffusi nella poesia italiana questi, diciamo, questi atteggiamenti. Se avessi un po' di buon senso, dovrei avere un'idea, di intuito, di riflesso, giusto? Ma non è più così. In realtà sono indifferente. Il mare di sale si è perso nei cieli. Io sono tutto ciò che è rimasto, un residuo che si deposita lentamente in una fornace che brucia mattoni. Io che racchiudo l'aria di tante epoche della rivoluzione, presto non sarò più nemmeno un ricordo. Ho perso ogni significato e interesse per me stesso. È vero, non significo molto. Mi dispiace proseguire guerra in mio nome, non merito che mi si presti attenzione. Bucarest è diventata un luogo da cui partire. Non sarebbe stato normale ricevere un segno di Dio a quest'ora per capire dove sto sbagliando? Ho sprecato tempo con niente. Sono inciampato, sono caduto, perché diavolo ho continuato a rialzarmi? Perché mi è stato suggerito di procedere oltre, anche se sapevo che non ne valeva la pena. Che non sono io quello che stanno aspettando. Lui alza gli occhi. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Un nuovo acino d'uva in una bocca vecchia, dice e deglutisce. È paragonato al bestiame senza molto senso, anche se è solo, sa di essere complice di una conversazione privata. Chi altro c'è con lui? Perché sente di essere diventato parte di un mistero profondo. E concludo il viaggio nei versi, sempre per mia traduzione, con un autore particolare, Constantin Severin. È uno scrittore e artista visivo rumeno, fondatore e promotore dell'espressionismo archetipico, e io lo devo ringraziare profondamente per l'aiuto nella scelta degli autori che vi ho presentato questa sera e anche nel trovare i materiali, almeno quelli che ho tradotto io, sono stati inviati tramite appunto il contatto di Constantin Severin dagli autori direttamente, ovviamente per quelli in vita. E, mi preme anche dire che oltre ad avere tradotto diverse opere poetiche sue, presto tradurrò anche un suo romanzo in lingua italiana. E abbiamo un frammento tratto da La tua voce all'ascolto del silenzio. Illumina quella tua voce verde, potenza microscopica, la schiuma di una traversata tesa tra un mondo e l'altro, mare in cui aurore e radici si ripetono fino ai cieli assetati dei nostri corpi. Con le ossa impresse nelle correnti delle forme curve del linguaggio, tra silenzio e gemme. Tratta invece dallo sguardo al di fuori della musica, questa piccola parte che parla di Orfeo, ha diversi testi orfici dedicati a Orfeo, oltre che a Orfici, Constantin Severin, e qui ho messo questo piccolo, ho inserito questo piccolo estratto. Ogni parola d'amore ha un grano dello sguardo di Orfeo, lo sguardo oltre la musica che ti lancia nel vuoto in un volo inverso. Nel suo guscio cerco di ascoltare la voce smarrita della scrittura e di sognare all'infinito una poesia che mi riguardi dalla gerarchia della luce con la forza dello sguardo di Orfeo. Vi faccio notare che non è la prima volta che parlando di poesia troviamo l'espressione del volo inverso, no? Una sorta di andamento controcorrente da parte del poeta. Qui ho inserito una piccola bibliografia, un sito dove potete trovare davvero tutto sugli autori romeni.
E poi la copertina di tre libri che ho utilizzato, Una cura di Geo Vasile, che ultimamente sta lavorando moltissimo per tradurre la poesia romena in lingua italiana, Il fiorfiore della poesia, e poi abbiamo nuovi poeti romeni, stiamo andando a ritroso dal punto di vista cronologico, a cura di Marco Cugno e Marin Minku, che non abbiamo inserito come poeta per questioni di spazio, ma oltre che un ottimo traduttore è stato anche un importante poeta. Poi a cura di Aldo Cuneo e Ion Barbu, le sue traduzioni, un libro fondamentale, la poesia romena del Novecento, sempre a cura di Cugno, e poi tutti i materiali che hanno inviato gli autori. Devo ringraziare, oltre a Constantin Severin, che già ho citato prima, anche la professoressa Diana Han, che scusate, qui c'è un rifuso grandissimo, è Bianca Han, non so che cosa sia successo, chiedo scusa, perché ho digitato male il nome, però è l'insegnante che mi ha aiutato nella traduzione di parecchi termini di derivazione slava, che quindi io non potevo tradurre in maniera diciamo facile, non riuscivo a risalire l'etimologia, e quindi è stata fondamentale nel percorso. E quindi dopo questi ringraziamenti io lascerei a voi la parola per questo domande che possono essere emerse, e solo una piccola considerazione vorrei fare, siccome Nadia Scappini ha aperto questa presentazione chiedendosi su che cosa è la poesia. Ecco, io vorrei leggervi tre righe che sono del poeta Giuseppe Conte, sono tre righe che ha scritto il 21 marzo nella Giornata Mondiale della Poesia di quest'anno, dove ci dice che la poesia è l'essenza dell'umanità, l'essenza della fratellanza tra tutti gli esseri umani e l'essenza della fratellanza tra il mondo naturale e il pianeta Terra. La poesia è l'energia del linguaggio, dell'anima, del sogno, dell'utopia. È tutto ciò che di sacro e libero abita tra noi. Credo che queste parole siano bellissime. Tutto ciò che di sacro e libero abita tra noi. E allora, con Ion Pillat, che non abbiamo inserito nella presentazione per questioni di spazio, ho inserito solo questa poesia in un verso. È una pubblicazione dove tutte le poesie, sono tantissime, centinaia, sono costituite da un solo verso, e dice: una sola canna, ma quanti echi nel bosco. Grazie. Non sentiamo Nadia, credo. Nadia, Zoom. Avevo chiuso per evitare interferenze. No, dicevo, visto che hai presentato come ultima slide dei libri con le traduzioni, eccetera, non ci rimane che aspettare il tuo, no? Con le traduzioni. Ma no, io mi sento veramente di ringraziarti di tutto cuore per questo lavoro enorme che hai fatto e sei riuscita a sintetizzare, privilegiando proprio i testi. E personalmente mi hanno incuriosito moltissimo, ho sentito una densità di contenuto, oltre a analizzandoli uno per uno, diciamo, al ritmo, alla melodia, alla musicalità, eccetera, eccetera, che pensando alla nostra poesia in generale manca. Sembra quasi che questa poesia, diciamo così, più diciamo che ha risentito di una sofferenza maggiore, ecco, diciamola così, magari impropriamente, ci trasmetta tanti di quei messaggi che bisogna prendere nota. Un testo va letto, riletto e ancora proprio, come dire, è fatto nostro, cercando di capire che cosa dice a noi e che cosa può dire. Che sono testi veramente di una potenza e di una
suggestione straordinaria. Quindi io ringrazio proprio a livello personale perché andrò a leggermi piano piano quello che tu mi consiglierai, insomma, anche una priorità, se vuoi dare anche così a coloro che ci ascoltano, a coloro che sono presenti in sala, una sorta di scaletta da dove cominciare. Poi è chiaro, insomma, che uno indirizza anche secondo la propria sensibilità, il proprio interesse, la lettura, però se ci dai una dritta in questo senso, grazie. Poi ho qualche altro appunto, ma vorrei passare proprio la parola a chi desidera intervenire, fare domande, insomma, interloquire con te. Grazie Nadia, tanto aspettiamo. Allora, vedo domande, c'è qualcosa, vediamo un po'. Allora, Camilla Ziglia dice grazie Monica, hai il dono della chiarezza. E ancora, sempre Camilla Ziglia, che è una brava poeta di Brescia, non conosco le produzioni intere, ma ho apprezzato le scelte dei testi per coerenza con le correnti artistiche. Vero, chiarissima. Grazie. Ho cercato di... Scusate. Ho cercato di un certo fil rouge anche legato all'importanza del ruolo della poesia, perché come dicevi tu, Nadia, prima, noi forse oggi con la mancanza di una visione collettiva, con un sentire collettivo, non riusciamo più a produrre. E invece in questi testi credo emerga tutto il tormento della necessità di dire, ma del non poter dire. E allora come dirlo? Questo ovviamente non lo troviamo solo in Romania, pensiamo al fatto che abbiamo la possibilità di leggere Mandelstam perché la moglie ha tramandato a memoria i testi, quindi sicuramente c'è il tema della sofferenza che porta a una produzione in un certo modo molto sentita, molto, molto forte, che muove tantissimo, però è chiaro che per la presentazione, cercare dei fili conduttori coerenti fosse importante. Sono felice che siano stati apprezzati. Io devo dire, per rispondere alla domanda sul consiglio, che prima di cominciare a leggere in lingua rumena, che è una cosa che non faccio da tantissimo tempo, che faccio circa da un annetto, i testi che ho cominciato a leggere erano in traduzione. E i libri che sono stati fondamentali, di cui avete visto anche le copertine, sono questi due. Ora spero di inquadrarli bene. Nuovi poeti romeni, ovviamente dovete cercarli tra i libri usati, in piattaforme secondarie, perché non si trovano nuovi. E addirittura io sono stata fortunatissima perché ho acquistato un libro che ha all'interno, ora se riesco a inquadrarlo, addirittura la dedica del traduttore. Cioè, riportata la firma del traduttore. E questo è un libro che copre tutto il periodo della dittatura, mentre per chi invece avesse un interesse più classico, cerco di inquadrarlo, chi vuole farsi da una radice. Ecco, quindi questa c'è, diciamo, la prima parte, che ovviamente non è stata esaustiva, nel senso che io ho dovuto scegliere dei nomi, ma ci sono dei cantori, ad esempio, c'è un cantore della Transilvania che è magnifico, poi non poteva essere inserito qui, ma chissà, magari con la curiosità nascerà l'interesse di qualche casa editrice per pubblicare delle traduzioni nuove, rivedere altri testi. Grazie. Allora, ci sono curiosità, commenti, riflessioni? Tante, vero? Tante, dice il professor Perilli. Molto Potenza, densa. la prospettiva. Sì. Non dimenticare però, potresti fare una saletta per consigliare oltre Com'è? una saletta dopo, se si faccia. Ah, se ti fa una scaletta, va bene. Allora, sai Monica, me la prepari, poi io la mando all'associazione, in modo che se ce l'abbiamo scritta è più facile che poi riusciamo a organizzare e ad usarla. Sì, quello che disorienta forse Senti? disarma i poeti, lo sai, No. ovviamente,
più vicino. Sì. Così, ah, sì. Sì, grazie. Quello che è storace voi, se ne parlo dall'altra sera qui, è che proprio chi non dovrebbe dire certe cose e le dice, e qui è stato detto, io ho taciuto perché si deve andare via, è stato detto che quando finiranno certi, si dimenticheranno certe storie, si dimenticheranno, ad esempio, dello Shoah, abbastanza infelice. Tutti i poeti dello Shoah che si sono riferiti a quel periodo saranno dimenticati. Spaventoso questo, eh? Non doveva essere detto. Certamente tu dici la poesia, non la legge, si rivolge dappertutto. C'è chi ha fatto la poesia su Colombo, l'operazione che ha ucciso Colombo, ci si è seduto sopra, e ha fatto la poesia, e c'è chi lì fa la poesia porta. Riferimenti come per la pittura. Anche per la prosa non ci possono essere, ma sentire che uno finisce perché è finito il punto di riferimento, quando Manzoni dice che il cielo di Lombardia è bene quanto è bello, è quello che lo so solo lui, ma tutti i cieli del mondo sono come quelli della Lombardia, cioè nella filosofia il rapporto tra il singolo e la totalità è inevitabile, è sacro. E lì finisce in quel senso, eh? E questo deve succedere tanto ai tuoi, penso. Chiedo Sì, scusa per. no, interessantissima. Forse Monica, tu hai partecipato all'incontro sulla poesia austriaca perché la cosa era nata, le riflessioni appunto del professor Bonosi, vertevano anche su questo. Infatti diceva ai poeti che parlavano con vaghezza, come capita ai poeti, ecco, di determinate cose, non avevano il punto di riferimento, per cui allora, diciamo, finché la storia è recente, è comprensibile, si potevano comprendere le allusioni. Diversamente, no. I giovani oggi non sanno neanche che cosa è accaduto 30 anni fa, insomma. Questo era il problema. Sì, io devo dire che rispetto a quello che è stato detto nell'incontro scorso, mi permetto di farvi vedere un altro libro, non ho una casa editrice, ma credo nei libri come delle scritture sacre. Questo è Wow, Polfer. Stella, sì. Non l'ho potuto inserire in questa presentazione perché è già stato presentato nella poesia lo scorso anno, austriaca, e di lui è stato parlato anche nell'incontro dedicato alla poesia tedesca. E quindi, anche se è nato in Romania, non ne ho voluto parlare. Non so se il riferimento sia in qualche modo legato a questo qui che io ho colto. È terribile, sentire che un poeta, una volta persa la mappa, le coordinate, no, storico-geografiche, non possa più essere compreso. Io posso dire questo, Paul Celan è il poeta della Seconda Guerra Mondiale. Io non ero viva durante la Seconda Guerra Mondiale. E certamente i riferimenti storici che ho provengono dai libri o provengono dalle narrazioni della mia famiglia, come ognuno di noi in casa ha avuto. Per me la parola di Paul Celan è in assoluto la parola che più si fa canto universale dell'abisso umano, pur avendo riferimenti espliciti storici e quindi in qualche modo per qualcuno. Essendo condannato a un oblio, perché appunto una volta finita, esaurita la memoria storica e allontanandoci, no, da quel momento storico, perde potenza. Io questo non lo credo. Io credo in una poesia dove l'universale e il sacro, partano sempre da dei riferimenti specifici. E infatti l'ho detto anche durante la presentazione. Come facciamo a rendere il canto universale se non partiamo da una coordinata chiara? Allora parleremo in maniera astratta. È chiaro che ogni periodo storico ha le sue peculiarità, ma quello che conta è che chi viene dopo senta, magari anche senza capire, ma senta che c'è qualcosa di potente dentro. La più bella, considerazione che io ho sentito nella vita su Paul Celan, siccome è una sorta di gruppo di adepti, cioè chi ama Celan, cioè, lo sente scorrere nelle vene. E una sera, parlando con un'amica, riflettevamo sulla difficoltà di capire tanti dei suoi versi. E a un certo punto lei mi ha detto: Celan butta un messaggio dentro la bottiglia.
Esattamente il messaggio non lo si può decriptare, la bottiglia non si sa dove arriva, ma lì dentro c'è qualcosa che anche mentre lo dico ora ad alta voce sento un brivido, perché so che c'è qualcosa che per noi è importante e sarà salvo fino alla fine dei tempi. Questo è il mio pensiero. E questo ti ringrazio Monica perché rispetto a quello che ho detto prima per i non addetti ai lavori, coloro che si affacciano alla poesia sappiano che la poesia parla di tutto, dall'alto al basso. E tu adesso hai detto una cosa ancora più importante, no? E cioè che la poesia non va capita. Quando dicono è difficile, io non riesco a capire niente, no, no. Intanto ci vuole un po' di pazienza, ci vuole una lettura attenta, forse una rilettura, no? Però portare via qualcosa, no? Che ci smuove dentro, che non comprendiamo, ma noi comprendiamo le persone che ci stanno vicine, le persone che amiamo, che ci amano, le comprendiamo totalmente, no? Questa è una cosa che diceva così in maniera anche molto, diciamo, molto. Beh, non posso ripetere le sue parole, comunque frequentemente Davide Rondoni, no? Ma tu capisci tua moglie, tu capisci tuo marito, lo capisci bene? Cioè c'è una parte di noi che rimane sconosciuta anche a noi stessi, no? E la poesia cosa fa? Cerca, 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 scava e porta alla luce quel qualcosa che normalmente, che magari gli altri, no, gli altri, a tutti è dato, però nella distrazione così della quotidianità tanti non colgono. E per questo qui abbiamo visto che tanti poeti sono profeti, no? Che c'era quello, aspetta, che diceva, trasforma il tuo occhio in parola, Nikita Stanescu, le domande. Ci sono qui veramente dei guizzi che vanno colti a profondità. Scusate, ho parlato qua. Prego, Presidente. Beh, molto interessante, ringrazio la dottoressa Guerra per questa bella lezione. Ecco, L'audio. mi ha colpito e condivido la funzione terapeutica della poesia come dell'arte in generale. Il poeta naturalmente è sicuro da sé, scrivendo, e poi abbiamo la terapia che risulta per il lettore. Il lettore si cura i suoi mali. Esistenziale, ecco, proprio leggendo le poesie e trovando una sintonia, probabilmente anche questa terapia consiste nel trovare conferma rispetto ai mali del mondo, insomma, no? Già questa è una consolazione, può essere. Certamente. La nostra. Non ricordo il nome, se vuoi fare un intervento. Comunque ci sono altre riflessioni di Camilla Zilia, che dice: non ho potuto seguire tutto perfettamente, spero di non fare una domanda inutile. Ho trovato, grazie a te, in Romania il respiro delle temperie culturali europee. Verissimo. Conosci qualche movimento che se ne discosti o una nicchia distintamente o volutamente solo romena? Allora, possiamo intanto dire una cosa che avevo anche risposto a te, Nadia, nell'intervista che mi hai fatto sulla poesia romena, ad esempio sul fatto che noi in Italia conosciamo un'autrice che è Nina Cassian, che è stata tradotta e pubblicata da Adelphi e quindi abbiamo l'idea che sia una poetessa molto importante. Quando mi sono trovata a scegliere gli autori per la presentazione, nessuno dei poeti viventi con cui parlavo in Romania mi citava Nina Cassian. E a un certo punto, con un po' di timore, ho chiesto perché. E la risposta è stata semplicemente perché lei ha aderito al regime, ha aderito poeticamente, non politicamente, nel senso che lei ha sottomesso la sua produzione poetica al volere del regime. E quindi quando questo accade, ovviamente nella storia di un popolo, cioè non stando dalla parte del popolo, si perde potenza. Quindi questo è un primo esempio. Poi devo dire la verità che
Ci sono tantissime cose di cui non ho parlato, c'è un movimento surrealista di cui non ho parlato, c'è un movimento vero e proprio dedicato alla rivolta, al movimento dei poeti della rivolta di cui non ho parlato. E ci sono anche degli altri vertici, per esempio c'è la poesia anche antilirica di Mircea Cartarescu, che è famosissimo per l'attività di romanziere, è una poesia postmodernista che non ho inserito qui perché essendo io poeta, i poeti tendono sempre a scegliere più i poeti ortodossi che magari coloro che hanno, come dire, concentrato la loro carriera anche su altre modalità espressive. Però sì, i movimenti sono davvero tanti e quindi io ho cercato di portare una visione che fosse coerente, che sviluppasse, come dire, che partisse da un punto di partenza, scusate la ripetizione, e arrivasse a un certo punto di arrivo per dare una visione generale, però sono tanti i movimenti, sì. Bene, allora possiamo chiudere qui se non ci sono altre domande. Ringraziamo Monica Guerra per questa sua relazione dettagliata, accurata, ma direi proprio sostenuta da una passione che è visibile, eh? Da poeta, è una bravissima poeta, Monica Guerra, e quindi la ringraziamo. E sappiamo che è a disposizione anche post, se avete domande particolari, vedo diverse persone che conosco, scrivetemi che poi io passo a Monica, va bene? Ti tormenteremo ancora. Di Con cuore. grandissimo piacere. Invierò il materiale, Nadia, così potrai eventualmente, siccome le traduzioni comunque sono inedite, ma io ho molto piacere che viaggino perché lo scopo a cui vengono fatte è quello di diffonderle, quindi ti invierò tutto il materiale. Certo, questo è lo scopo. Allora, grazie ancora infinite, buona primavera, buona Pasqua e a presto. Grazie a te. Grazie.